cosa ne pensa di questo murales, se ha scatenato un po' di polemiche nel quartiere. Non piace. Non piace? Proprio brutta. Non le è piaciuto? No. Perché? Perché no. Ah, l'hanno cancellato quel pezzo, vedi? C'erano i celerini così e poi c'erano alcuni animali con... I celerini raffigurati a forma di animali, pecore e maiali. La maialino, però per me tutto sommato insomma non è corretto, perché ognuno fa il lavoro suo. Ha fatto bene la polizia municipale a cancellare l'immagine? Penso di sì, perché è un'offesa anche alla forza pubblica, no? Mi era sembrato carino, visto che ne hanno fatti parecchi. San Basilio, se non altro, credo di aver capito che fosse San Basilio. Il santo nostro deve essere rispettato e deve essere rispettata pure la gente che comunque la mattina si alza per andare a lavorare, perché a San Basilio non ci stanno solo i delinquenti. Posso chiedere qual è stata la reazione del quartiere a questo murales in omaggio a Ceruso, il ragazzo morto nel 74 durante gli scontri con la polizia per le lotte per la casa? Tutto sommato è un bel murale, insomma, dai. C'era quel particolare che dava fastidio. C'era quel particolare che è stato un po' forte, insomma, anche la polizia ne ha risentito un po', no? Gente che lavora pure loro, magari faranno un mestieraccio, però... Insomma. È un peccato che l'abbiano cancellato o hanno fatto bene? No, quel pezzo hanno fatto bene a cancellarlo, quello non lo devono fare per niente. La gente già ha bisogno pure di pace, di tranquillità, si mettono a fare tutti guerriglia. E poi, scusami, 40 anni fa io ero qui... Ero un ragazzo di 19 anni che non capiva nulla, è partito, mi sembra, da sotto Tivoli a fare manifestazione qua, tirando lui pure pietre e cose, me lo ricordo. Perciò chi semina vento raccoglie tempesta. Ma magari Blu poteva risparmiarsi il... Blu è l'autore. Blu è l'autore, sì. Poteva risparmiarsi il passaggio della trasformazione dei poliziotti. Poi di per sé il murales è un capolavoro, quindi... Secondo te era un'opera d'arte? Sì, è tuttora un'opera d'arte. È stata censurata in parte, cancellando la parte dei poliziotti? Sì, la censura sì. Il fatto che si spendano soldi per cancellare un murales quando potrebbero spenderli per altre cose è un po' triste. Facciamo altre cose che dentro le borgate servono, no? Così evitiamo di dire che San Basilio è come Napoli. Adesso tengono una macchina dalla polizia per una scritta davanti, ma chi li paga sta gente? Qui si rompe tutto, nessuno gli frega niente. Comunque è una cosa d'arte, no? Se lui l'ha vista in questa maniera, è stato sbagliato il gesto di cancellare, anche perché lo potevano fare mentre si dipingeva, non dopo che è finito. Aveva avuto l'autorizzazione per farlo, no? Sì, che io sappia sì, anche perché da quanto so che ha anche esposto delle cose a New York questo ragazzo, anche perché era per ricordare una persona che ha lottato tanto, come tante persone che lottano per avere una casa, che adesso avere una casa pare è un lusso, non è più un diritto, è un lusso avere una casa. Pare che avesse casa, adesso avesse, non so, una Ferrari. Come erano prima, sono attuali anche adesso. Ma oggi è ancora peggio. San Basilio che rompe un lucchetto, sembra che il santo sia il protettore dei ribelli. Me l'auguro che ci protegga un po' a tutti, perché noi lottiamo quotidianamente per le case. Stamattina sono andata a vedere uno sgombro di una mia amica, abbiamo lottato per cercare di fargliela tenere al tufello. Cioè, per avere una casa bisogna lottare, allora che si lotti. Che lavoro fai? Io adesso sono veramente rimasta incinta e la mia titolare non mi ha rinnovato il contratto di lavoro, perché non dovevo rimanere incinta per lei, quindi è una cosa triste. Ciao. Come se andiamo a prendere un quadro di Caravaggio e togliamo le parti che sono più critiche, che sono più di denuncia, diciamo. No, l'autore è contento, penso che quello che voleva ottenere l'ha ottenuto, cioè si è scritto ovunque questo murales. Cioè. Penso che se... Anche se cioè parte della sua opera è stata cancellata. Ma penso che lo scopo dell'artista sia quello di comunque dare uno strappo alla situazione attuale. Un artista debba essere soddisfatto di una cosa del genere. Vuol dire che ha toccato un nervo scoperto.